Mirko, gol fondamentale, rientro con gol per tanta soddisfazione perché c'era bisogno, c'era anche bisogno di rientro. Sì, sì, c'era bisogno di tornare alla vittoria, soprattutto in casa. Abbiamo lasciato un po' di punti qua, e quindi oggi era fondamentale tornare a vincere. Possiamo dire che insomma forse non è stato un caso che torna Bruni in campo da primo minuto per la prima volta in questa gara di stagione, non subisce gol. No, non credo sia questo. E oggi siamo stati un pochino più compatti e soprattutto un pochino più cattivi, che era quello che ci mancava, che ci è mancato nelle altre giornate, nelle prime giornate. Avete corso solo un paio di rischi, la traversa e poi quell'azione di Ronaldos con il salvataggio di Gennaro. Insomma, nelle ultime partite tu alcune le hai viste dalla tribuna, insomma, ne parlavamo anche con Otero, state rischiando meno rispetto a qualche giornata fa in difesa. Cosa è cambiato? Sì, sì, è vero, e anche da fuori avevo visto che su questo argomento qui avevamo fatto un passo in avanti. E ancora, secondo me, possiamo fare meglio. E oggi questo zero gol subiti ci deve dare, diciamo, un'ulteriore sicurezza nei nostri mezzi per cercare di far sempre meglio. Gol decisivo da capitano, ma con le migliori aspettative che posso rientrare in campo, così per te. Sì, sì, è vero, è stato bello, emozionante, era tanto che non facevo gol. E tornare dopo un mese e far gol sotto la curva è stata una bella emozione. Io non ti volevo chiedere, anche se è stato un argomento di dibattito, anche col mister che spesso ci arrabbiamo con noi, però ci può anche ascoltare il mister, perché spesso abbiamo contestato, tra virgolette, passiamo in termini, la difesa 3 alla difesa 4. Personalmente, visto sia da fuori sia dal giocatore, si trovi meglio con la difesa a 4 o con la difesa 3? No, io penso che questa squadra possa fare tutte e due i moduli tranquillamente. C'ha i giocatori per farlo, c'ha le caratteristiche per farlo. È chiaro che con la difesa 4 e la difesa 3 i modi di difendersi sono diversi. E, in più, nelle prime giornate c'è da dire che abbiamo commesso qualche errore individuale e quindi abbiamo perso un po' di sicurezza. Ecco, credo che il motivo principale sia quello. Mirko, volgiamo un attimo lo sguardo a lunedì, è vero, mercoledì c'è questa gara di Coppa Italia con l'Inter, insomma, come diceva pure il mister, non andrete in gita, cercherete di superare il turno, poi lunedì c'è questa partita che per te non è una partita come le altre. No, non è una partita come le altre, perché sono cresciuto lì a Cesena, e dai 6 anni ho fatto tutto il settore giovanile fino alla prima squadra, quindi sarà una partita emozionante per me.